Lo gnocco fritto, ragazzi, è intorsato. Ragazzi, 1,2 kg, vai! Cotta alla perfezione rispetto alla temperatura interna. Guarda, suda, guarda, guarda. Sto giro l'outfit, mamma mia, di tutto rispetto. Vabbè, mia. Santa Monica, sì. California, un po' di colore. Poi sono eravamo tutti tanto, neri. Ogni tanto ci vuole. Siamo a Brebbia, in provincia di Varese. Ti ho portato da Osteria Dama. Okay. Questa è una steakhouse bella, ruspante, de paese, attrazione familiare perché ci lavorano il padre, la madre, il figlio 1 e il figlio 2. Come entri? Sbeghete frigo di carne. Se poi con l'occhio vai dietro la carne, c'è sta la brace. Va bene. Poi sulla destra c'è sta tutta la sala. Poi se mettiamo seduti e mangiamo. Va bene. Ok? Ok. Entra te. Entro io. Sì, famo più bella figura. C'ho più bella. Cioè, amici dei braci, mi ancora concorderete che se entro io, la gente si spaventa. Entra Paola. Ma prego. Buongiorno. Vedi, l'accoglienza è calda come nel nord, no? Buongiorno, non ti si caga nessuno. Non ti si caga nessuno in senso buono perché stanno lavorando, perché è ora di pranzo. Ti piace la parete di carne? Madonna, appena entri subito sbang, capisci che qua la carne c'è e te la cucinano pure dietro che ci sta la brace, già si sente l'odore e il rumore della brace che sfrigola. Me lo rifai sbang? Come lo rifaccio? Sbang! E l'hai rifatto. Tu chi saresti? Io sono Matteo. Ragazzi, esatto. Lui, se venite qua, fatevelo subito amico, perché è quello che sta alla griglia, ok? Volevo dire una cosa. Dimmi. Lui è quello che sta alla griglia, è l'eroe. Io lo dico sempre perché chi sta alla griglia sono eroi. Nessuno dei due è a dieta. Quindi sono, meno male. Quindi sono ufficialmente affari tuoi, ok? Ok. Namo. Pronto alla sfida. Bene. Paola, sì. Lui è Massimo. Ciao Massimo, Paola. Ciao Paola. Un altro, diciamo, boss qui della baracca. Andiamo, andiamo, fatemi strada, va. Secondo me si mangia bene, sai perché? È pieno di operai. Sì, poi si sente pure dal profumo, è notevole. Il problema di queste videocamere di oggi è che te fanno sentire il profumo. Le inventeranno. Ma prima o poi le inventeranno. Comunque, secondo me oggi il safà ci sta. Così, sensazione, Michele, l'istinto su questo non sbaglia. Vediamo se mi strappano qualche safaissimo. Senti, qui funziona così: Paola sceglie cosa mangiare e io pago, quindi parla direttamente con lei. Ok, io ho scelto. Allora, come antipasto vorremmo la battuta di manzo col tartufo e la sesina di Leon. Poi l'occhio mi ha mandato sulla tagliatella al sugo di canassino di manzo brasato, sono curiosissima. Quindi ci fate pure un po' di pasta con la coda. Allora, poi il secondo, la bistecca, ce la veniamo a scegliere direttamente in postazione e ci mettiamo pure due arrosticini di wagyu vicino, così. Avete il peperoncino? Contorno... Insalata. Insalatina. Insalatina. Ma fammi capire. Dimmi. Ma noi ci veniamo da Roma e gli hai ordinato la coda. Ma perché lo sai che cos'è, mica? Che se sta coda sa fa... Per chi è lombardo, cioè sa, può venire a mangiare per qua, c'è no? Ragione, cioè mica devi venire per forza a Roma, c'è una svolta. Paola? Il mio bicchiere, se non te ne sei accorta, è vuoto. Chiacchieravo col proprietario, perché ti stava intortando il proprietario. Guarda che carino, guarda che carino il fiaschetto. Guarda che colore che c'ha. Questo è pure buono. Allora, vogliamo dire che al ritorno non dobbiamo guidare nessuno dei tuoi. Perfetto, dignitosissimo. È arrivato l'antipasto e Paola ha sparato uno dei suoi sorrisi migliori. Qui ci è arrivata la sesina di Leon e questa battuta di manzo con il tartufo. Allora, questo qua è innanzitutto un salume essiccato di bovino, quindi questa fondamentalmente è la particolarità. Un'altra piccola cosa carina. Vado, continuo, Michè. È che questa praticamente è una preparazione che viene fatta nella zona di Leon, che ha le origini proprio antiche. Addirittura si narra, la leggenda dice, che Cristoforo Colombo, quando andò verso l'America, si imbarcò sulla sua caravella delle sesine di Leon perché gli piacevano tanto e se ne voleva mangiare. È buonissima. Un plauso al fatto che finalmente mi è stata servita una sesina di Leon in purezza. Carinissimo che la servono anche con lo gnocco a fianco. Sesina di Leon qui a Osteria Dama, 100 grammi, 14 euro. A Roma, sotto casa mia, zona Porta Pia, la stessa sesina servita malamente con una fetta di limone sopra, oddio, obbrobrio, la pagai 22 euro, quindi prezzo ultra competitivo. Finalmente un ristorante che mette nel menù la battuta
e ti ritrovi la battuta. Viene chiamata una battuta con il nome di battuta. Non potete chiamare un piatto tartare e poi servirmela scondita, perché è una battuta. La tartare di per sé è un piatto, quindi al cui interno ci sono una serie di ingredienti. Questa invece, come giusto che sia, viene chiamata battuta ed è condita semplicemente con un po' di sale, un po' di pepe, perché lo vedo, e un po' di olio. E poi sopra mettono questi fiocchi di tartufo di stagione. La battuta al coltello deve avere questo texture. La tartare può essere più fine. Sono andato in cucina. Ha detto che mi fa entrare e mi fa assistere alla preparazione della nostra pasta. Che ci siamo presi? Ho scelto queste tagliatelle al sugo di ganassino ed è il ganassino di manzo. Ok, lo sai che è il ganassino? È la guancia. Permesso. Scusate gli intrusi. Ciao cucina. Buongiorno. Ciao. 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 Queste sono le nostre tagliatelle. Quello è il nostro ragù di ganassino. Questa è una cucina che si vede che ha fatto tanti coperti. È piccola ma è tutto organizzato alla perfezione. Questo a me. Tagliatella di ganassino. Che hai chiesto? Ma Michele, il peperoncino? Ma non c'hai i tuoi? Allora Michele, ti spiego una cosa, io i miei me li porto sempre, guarda. Tutti aspettano questo momento. Allora, sono sempre loro che mi ha portati, per essere certa. Bene. Però quando trovo il ristorante che ha la selezione di peperoncini, non posso che... Intanto i miei li rimetto qua e assaggio volentieri quelli che mi offre il ristorante. Giusto, bene. Dal sorriso soddisfatto di Paola passiamo ai rigatoni con la coda alla vaccinara. Ragazzi, rigatoni con coda alla vaccinara. Staremo solo con la forchetta, ragazzi, ma se vedete qui il piatto è unico. Rigorosamente rigatone, mi piace molto. La coda mi sembra, guarda qua, è un burro. Da romano ben felice di trovare la coda qui nel Varesotto. Io avrei fatto cuocere la pasta un minuto in meno, ma io sono un grande amante della pasta al dente. Quando non ci serve il coltello, in questo caso non ci serve, significa che è cotta alla perfezione, anche perché la coda di per sé è molto coriacea, quindi questo significa che nella tecnica di cottura della coda ci sanno fare. Paola, metti il peperoncino pure sulla coda, ovunque. Intanto lo so che me lo mangio io, solo io questo. Questa è la coda che io sgranocchio rigorosamente con le mani. La coda è buona, ragazzi. Io spesso e volentieri su questo canale faccio appelli affinché portiate in queste trattorie giovanissimi, gli sbarbatelli, i pischelli, gli adolescenti, i teen, e facciate assaggiare loro queste cose strepitose che fanno parte della nostra tradizione gastronomica. Per me la coda alla vaccinara, per importanza, è allo stesso livello del Colosseo, ok? Con l'unica differenza che il Colosseo è un topo a magna. Agoda sì. Piccola notazione tecnica: a differenza di una base di ragù dove ci sta la carota, la cipolla e il sedano, di solito il sedano non è mai il protagonista. Nella coda alla vaccinara il sedano fa da protagonista, quindi abbondate col sedano. Lo gnocco fritto, ragazzi, lo riempio, come si dice nel tuo dialetto, riempire? Lo sta intorzando, dico, dalla vaccinara, dici per bene. Lo gnocco fritto, ragazzi, è intorzato. Mortacci, quanto è buono! Senti, ma io sai che faccio? Eh? Io torno al posto mio e mi finisco le pettuccine che fanno paura. Le tagliatelle fanno paura. Ciao! Allora Paola, parlami un attimo di questo piatto. La prima cosa che noto è che il ragù, uno si aspetta una carne macinata, questa è tagliata a coltello. Diciamo un bel piatto della tradizione con questa guancia di manzo che non si trova di solito. Vai, assaggiamo. Ragazzi, se venite da Dama, prendete questa tagliatella, perché questa tagliatella non sa faissimo. Ma stai a sentire che come ti avvolge la bocca? Come al solito, ragazzi, la situazione è la seguente. Io sto ancora a carissimo amico. Come faceva a non finire sta pasta, ragazzi? La pasta sa faissimo, 10 lode. Se venite da Dama, oltre alla carne spettacolare, mangiate sta pasta perché fa paura. Ti va di fare un giro per il locale mentre decidiamo quale carne mangiare? Vai, andiamo. Vieni, dai. Ok. Vuoi la vista romantica? E Dama c'ha la vista romantica, ti è. Vuoi il forno a legna? C'ho il forno a legna. Mo lascia sta che è spento, però la sera è acceso. Vuoi il pane fatto in casa? C'ho il pane fatto in casa. Sì, sì. Questo è un grande plus. Lo fanno nel forno lì. Sì. Salettina per i salumi. Vedi?
Tanta roba, eh? Altra saletta, ragazzi, là dietro, altra saletta. Okay. Guarda là dietro che ci sta appeso. Vedi, va? Questo cos'è? Questo, Michele, si vede un progetto di cinghiale. E questa invece è la saletta, ultima arrivata. Questa è l'ultima arrivata, un po' più moderna. Esatto, se devi fare una tavolata, loro ti mettono qui. Io 2 minuti che sono andato a cambiare batteria e ti ho trovato qua che chiacchieri con allora, batteria. Allora, sì, è certo, curiosa, e lui mi ha iniziato a raccontare delle cose fighissime, perché ho visto i nostri arrosticini posizionati. Non so se li facciano loro, mi ha detto di sì, ed è particolare perché li fanno con la bavetta di Wagyu. Due cose. Uno, dobbiamo scegliere la bistecca. La seconda, non ve l'ho detto, ma Osteria Dama rientra tra le migliori 21 steakhouse d'Italia secondo la nostra classifica. Hai un sacco di carne buona. Sì. Che abbiamo... ci fai assaggiare oggi? Allora, chi viene qua trova sicuramente il Black Angus americano, sì, l'Aberdeen Angus scozzese, buono, una scottona polacca, bello, la galiziana rubia. Voi avete dei capisaldo, esatto, e poi fate girare un po' di referenze quando li trovate. Sì, dalla tedesca, qualcosa di spagnolo particolare. Adesso per esempio abbiamo un vaglio spagnolo, abbiamo una vacca tedesca, bello. E quella che volevo farvi assaggiare oggi, sì, è una selezione italiana, sono le frisone padane che utilizzano per fare il parmigiano sostanzialmente. Mi piacciono questi ristoranti che non si fossilizzano su un'unica scelta, no? Ma fanno variare. Io questa carne la conosco, l'ho lavorata ed è una ottima carne. Questa è la nostra perché è italiana, sono in realtà le mucche del parmigiano reggiano, quelle che danno il latte al parmigiano reggiano, che quando diciamo sono sfruttate da questo punto di vista, quindi non possono dare più latte e vanno a fine carriera, quindi diciamo sono delle vacche e poi passano sulle nostre tavole. Colore? Allora, il colore è un bel rosso intenso. Fantastico. È marezzata, non eccessivamente, caratteristica propria della frisona, vedi? Il grasso, ragazzi, questo vi consiglio quando prenderete questa bistecca, è da mangiare, perché qui c'è tanto sapore. Olè, vai, fa mostrare analisi ravvicinata di questa carne, ragazzi, guardate il colore, guardate che rosso intenso, significa che non è un animale giovane. Non vedo l'ora che sfrigoli sulla nostra brace. Ragazzi, 1,2 kg, vai, Paola! Oh! Va bene 1,2 kg? Ce la possiamo fare, dai, dai. Queste due griglie, dove se le va a gestire, no? Nel senso, quando ha tempo, mette prima la bistecca qui a stemperare, quindi fa una cottura, diciamo, inizia con una cottura in diretta, poi passa sotto dove le fiamme piano piano ti accarezzano la carne. La teoria mi piace anche a me, boh, vediamo se riesce bene sta bistecca. È arrivata la nostra bistecca, ragazzi, il motivo per il quale siamo venuti qua. Ragazzi, qui al ristorante Dama servono direttamente sulle pietre di sale rosa, che viene scaloppata al tavolo, giusto? Vai ragazzo, ti seguiamo. Ragazzi, io la tocco sempre la carne, ma già si vedeva cotta alla perfezione rispetto alla temperatura interna, fuori è caramellizzata il giusto, non bruciata, e adesso dobbiamo andare all'assaggio. Per forza. O no? E dire di sì. Allora, già si vede che è morbidissima. Si sente la legna? Un po' di fumo, veramente ottima, succosa, saporita, una bella carne, bella veramente, ottima anche la cottura. Niente forchette, niente coltelli per me, ragazzi, io me la mangio così. La prima cosa che vi dico è che non capita spesso di trovare ristoranti che servono la bistecca sulla pietra di sale. Fondamentalmente servire la bistecca sulla pietra di sale richiede tanta tanta accortezza durante il servizio, perché queste pietre di sale sono delicate, si rompono, però rilasciano una leggera sapidità di loro, e quindi non è nemmeno necessario metterci il sale, a parer mio. Poi volendo potete fare questo esercizio, guardate, potete fare tipo la scarpetta se la volete salare. È molto buona. Caratteristiche tecniche di questa carne: non è un animale giovane e sotto i denti si sente, perché il texture richiede quelle 2 o 3 masticazioni in più, si sente che è una fibra di un animale adulto, comporta un gusto più rotondo, più deciso. Questa è una carne che ha carattere, è anche molto tenera, e il fatto di non essere eccessivamente marezzata vi permette di mangiarne tanta, un mozzico dopo l'altro. Questo rimanda
al texture delle vacche galiziane, di quei prodotti che arrivano dalla Galizia e dalla Spagna, ma il sapore ha un'intensità inferiore e non è una diminuzio ma è una caratteristica tecnica. Davvero me ne mangerei a chilate. E poi guardate, bella, succulenta e cotta perfettamente. Piccola notazione tecnica, il calore al cuore è arrivato in maniera omogenea, che appunto hanno questi due piani dove posizionare la carne, quindi questo è molto apprezzabile, un punto in più. Per me questa carne è mortacci quanto è buona. Per me non sa faissimo. Allora perfetto, ci troviamo. Ragazzi, focus sulla cottura di questa carne che è perfetta. Allora pupa, questa è la nostra, è una carne molto buona. Questi al ristorante da Dama vengono chiamati arrosticini. Il problema è che se gli amici abruzzesi vengono a vedere sto video, ragazzi, fanno praticamente 3 o 4 pullman e vengono a occupare manu militari questo ristorante. Passiamogli arrosticione, dai. Arrosticione, giusto, di Wagyu. Per intenderci la bavetta, in questo caso di Wagyu, che viene servita su la pietra di sale rosa calda, che è un po' il marchio di fabbrica, ragazzi, di questo posto. Scaldano la pietra e mettono la carne qua sopra. Come sarà? Ora ve lo dico subito. Comunque non c'è niente da fare, Paola, la cottura, la brace si sente, crea proprio un gap, un divario con gli altri dispositivi di cottura. Guarda, suda, guarda arrosticione che suda. La pancia di Wagyu ha quel sapore intenso, servita su sta piastra di rosa, cotta così, è qualcosa da sturbo. Sai che sarei indeciso io cosa consigliare a uno? Pia tutte e due, pia sia arrosticini che bisteccone. All'arrivo di questi arrosticini ti è calato il silenzio, come mai? Sì, perché non ce la faccio più, sto esplodendo, però ero curiosa. Questa buona, ragazzi, Wagyu australiano tra l'altro, ci tengo a dire. Ragazzo, c'è il manico, sa fa. Paola. Che c'è? Considerazioni finali. Abbiamo la batteria scarica, dovremmo essere veloci. Dai. Allora, per me è andata benissimo, ho mangiato bene. In questo posto si mangia una cucina concreta, la carne è grigliata alla perfezione, le referenze sono ottime, hanno anche qualcosa di sfizioso sia negli antipasti che nel settore griglia. Ma oltre a questo vi suggerisco, se venite qua, di prendere quella tagliatella spaziale. Buona. Per me è promossissimo. Un safaissimo. Promossissimo. Senti Paola, anche per me è promossa questa steakhouse, questo ristorante. Spostiamoci perché stanno scaricando la legna. Okay. Devo dire che sono rimasto molto molto sorpreso, ho mangiato benissimo, quella carne era strepitosa, quel bisteccone era pazzesco. Loro ci sanno fare, mi piace, bene, la famiglia che lavora, no? I ristoranti a trazione familiare, secondo me, ragazzi, hanno sempre quel qualcosa in più e si vede che c'è un bel clima. Sì. Ok, bene. Cara Paola, il video si conclude qui. Hai già altri indirizzi? È vero tu. Benissimo. E tornerai a fare video con me? Vediamo. Bene, mi piace che te la tiri, amici di Braciami Ancora. Viva Osteria Dama, venite a trovare qui a Brebbia, a Meridano. Buonissima la vacca vecchia padana. Credo di avervi detto tutto, ragazzi. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!